Roma Mercato della Montagnola, siamo qui per capire qual è il potere d'acquisto effettivo dei cittadini romani, se si riesce ancora a risparmiare in un mercatino rionale, qual è la concezione della qualità di vita nella capitale, quali soprattutto le speranze rispetto al prossimo Natale. Ascoltate che cosa ci hanno risposto. Mercato della Montagnola, Banco del Pesce, le persone comprano ancora? Rispetto agli anni passati comprano di meno, ma non perché non vogliono comprare, perché proprio il potere d'acquisto è diminuito, adesso costa tutto un pochino di più, ma penso che sia una questione proprio, forse non hanno da spendere, non arrivano a fine mese. Quindi Roma è troppo costosa, la tassazione, lei che ne pensa della nuova giunta, della Raggi? Questo non so se è una questione di tassazione, se tutto dipende solo e soltanto da quello. È un po' come, a parer mio, è un circo, un cane che si morde la coda, non ce la fanno proprio le persone, un po' le tasse, un po' tante cose, tante piccole cose messe insieme che portano. Quindi se diminuisce la spesa, come vi comportate voi commercianti? Come reagite? Sicuramente se diminuisce il banco, comunque sia, se non vende non può andare avanti, non sopravvive, ma non solo un banco, proprio in generale il mercato. Rispetto alle concessioni, il Comune di Roma le proroga fino al 7 maggio 2017, è una speranza? Non lo so. Che cosa ha comprato? Ho comprato un po' di pizza bianca, un po' di pizza scrocchiarella e le noci, che mi hanno detto che bisogna mangiarne 3 al giorno. E in vista del Natale, sarà un Natale come quello dell'anno scorso oppure più povero? Assolutamente no, proprio povertà assoluta, anche perché qua ho 2 figli, uno si deve comprare casa, l'altro sta pagando il mutuo, quindi ha bisogno di un aiuto. Che dove? Si risparmia anche al mercato, quindi? Molto, io non lo so, però mia moglie sta un giorno va qua, poi il martedì va alla CTS dove ci sono gli sconti pensionati, il mercoledì va a un altro supermercato con gli sconti, eccetera, eccetera. Che cosa è cambiato a Roma rispetto agli anni passati? Troppe tasse, una città troppo cara, cosa è successo? Secondo me Roma non c'entra niente, proprio... la vita è aumentata. La vita in generale, quindi, e rispetto alle altre città, com'è la qualità di vita a Roma? È una città pessima, pulita? Pessima. Perché pessima? È perché è abbandonata a se stessa Roma, purtroppo devo dire, da romano. E non funziona nulla. Autobus, io ho aspettato 40 minuti l'autobus, sono andato a pagare delle tasse a Equitalia, ho aspettato 40 minuti d'orologio il 716, 40 minuti d'orologio, non così uno dice 40 minuti d'orologio. Buche dappertutto, immondizia che non funziona. Cioè io speravo nel nuovo sindaco che ci fosse una svolta, ma una svolta secondo me svolta in negativo, oppure votata poi tra l'altro, tra parentesi. Però c'è bisogno di un po' più di tempo forse per Virginia Raggi? Speriamo. Signora, che cosa ha comprato? Io frutta e verdura in abbondanza sempre, perché abbondiamo sempre su frutta e verdura. E invece su che cosa si sta risparmiando? Il pesce, che è molto caro, molto, non si compra più, surgelato meno, e la carne pure, si mangia molto di meno. Sono aumentate il costo dei prodotti rispetto all'anno scorso? Sono aumentati sempre. Aumentano sempre, non diminuiscono mai, diminuiscono mai proprio. E invece il potere d'acquisto? I non ci danno l'aumento. Il potere d'acquisto, quindi non vi danno l'aumento? No, quello per ora ancora non è arrivato nessun aumento, sembra. Secondo lei è un problema di Roma, è troppo cara come città? Roma, tutta Italia credo, non solo Roma. Roma influisce, sì, però perché siamo diventati troppi. Com'è la qualità della vita qui? Insomma, non è tanto per la quale, se potrebbe andare meglio, volendo. Lei dice siamo diventati troppi, quindi a chi ci riferiamo? A tutti, perché adesso abbiamo fatto entrare troppa gente, purtroppo, e l'aumento è quello pure, influisce per me. Poi, può darti pure che sbaglio, io faccio la volontaria, aiuto il prossimo sempre, però adesso siamo arrivati proprio a un culmine.
Lei fa la volontaria, quindi ha a che fare con i bisognosi. Di cosa c'è bisogno secondo lei in questo momento? Adesso di tante, tante cose, anche i separati, le cose, vanno alla Caritas a prendere il pacco, tutto, no? Che cosa chiederebbe a Virginia Raggi? È soddisfatta di questo sindaco? No, io no. Sinceramente no, ho chiesto tante volte di far ripulire qui i parchetti dei bambini, ancora non si è visto nessuno, è poco che ci sta, quello di prima avrà fatto uguale, sono tutti uguali per me, ormai i politici non ci sono più per me. Poi. Come sarà questo Natale? Speriamo bene, è importante la salute per me, poi il resto si arriva a tutto. I consumi sono rimasti uguali all'anno scorso in vista di Natale oppure sono diminuiti? No, sono leggermente diminuiti i consumi per quanto riguarda anche che la gente ha molta paura della situazione tenuta in Italia, del governo, eccetera, allora tiene a restringere un po' per quanto riguarda le spese natalizie. Poi è ovvio che la grande distribuzione offre molto, molto di più rispetto al mercato rionale, rispetto al piccolo artigiano, eccetera. E allora la gente ovviamente per risparmiare si rivolge alla grande distribuzione. Rispetto ai mercati rionali, lei lo dice, quale preoccupazione vi causa la licenza? Quindi per esempio la giunta Raggi che ha prorogato la concessione fino al prossimo 7 maggio 2017, che ne sarà poi di chi ha un banco? Guardi, questo purtroppo non si può sapere perché io ad ora non ho nessuna, un foglio scritto dove dice che è stata prorogata oppure non c'è più, hanno trovato un accordo, io fino adesso non ho visto niente, nero su bianco non c'ho niente. Poi al 17 maggio Dio vede e provvede, guarda, io sinceramente non so che dirle su questo. Quindi tanta incertezza rispetto al futuro sia da parte dei commercianti sia da parte delle persone che acquistano. Roma è troppo costosa in generale? Beh, io conosco solo Roma come città a livello di spesa, non penso che sia molto cara rispetto poi a altre città come il nord, come Milano, e come Torino, eccetera. Però lì è un altro tenore di vita, non so che dire su questo. Se poi facciamo il paragone Roma con Palermo, è ovvio che Roma è molto più cara rispetto a Palermo. Questo io non so dire, non posso quantificare. È un altro tenore di vita, ma la qualità della vita nella capitale, a suo parere, com'è? I trasporti, i rifiuti, è una città bella, pulita, il traffico? Era una città bella, pulita quando io avevo 20 anni, adesso è peggiorata molto. Se si riesce a tornare indietro ed avere una città più pulita, più cordiale, più bella, con i servizi pubblici che funzionano un po' meglio, forse potrà ritornare Roma dal 20° posto che è calata ad occupare dei primi posti. Si riesce a risparmiare di più nel mercatino rionale rispetto al negozio? No, credo di no, perché il mercatino rionale adesso è diventato più caro dei centri commerciali e anche dei negozi, a parte che i negozi in questo momento non si trovano più, non esistono più. Ci sono negozi che sono soltanto degli extracomunitari. Qui in questa zona la Montagnola è diventata proprietà degli extracomunitari. Che cosa è cambiato a Roma a suo parere? A Roma per il momento non è cambiato niente. Speriamo che un giorno qualcosa possa cambiare, perché Roma è una grande città, è una grande metropoli che tutti noi cittadini romani abbiamo bisogno. I romani hanno più esigenze, però sembrano essere più poveri, come mai? Troppe tasse oppure paura del futuro, quindi non si spende? Ma purtroppo il lavoro viene a mancare, i giovani, vediamo che io sono in pensione da molti anni, ero un funzionario della Polizia Municipale e non c'è ricambio, anche non ci sono più concorsi, c'è una carenza di personale nella vigilanza urbana e purtroppo il comune da Marino a Raggi ancora non si vede niente. Che cosa ne pensa quindi di questo sindaco? Avrà bisogno di più tempo oppure i risultati dovevano arrivare adesso? No, diciamo i tempi sono ancora, diciamo, non ci sono ancora i tempi che possiamo dire sta facendo qualcosa.
Vediamo, però per il momento non si vede assolutamente niente. Senta, rispetto al Natale sarà come quello dell'anno scorso, più povero? Io mi auguro che sia migliore dell'anno scorso. Ci auguriamo tutti quanti, che tutti quanti siamo felici perché abbiamo bisogno uno dell'altro. Sperando che questo Natale ci aiuti un pochino e ci porta un po' di benessere a tutte le famiglie. Se lei potesse parlare con Virginia Raggi, il sindaco di Roma, che cosa le chiederebbe? Qual è la prima priorità di cui occuparsi? È la prima cosa di aiutare le persone più povere, le persone che hanno bisogno in questo momento, perché ci sono molte persone che hanno bisogno, sperando che la Raggi ci aiuti un pochino a migliorare, a dare più contributi alle persone più povere.